Questo video è suddiviso in input che hanno lo scopo di aiutare le autorità affinché riescano a migliorare le loro ricerche in caso di rapimenti di bambini o persone in generale, oltre che dare qualche consiglio in più ai genitori e parenti delle persone scomparse. Il Deep Web, un posto nascosto, totalmente libero ed estremamente pericoloso. Potrebbe essere questo uno dei tanti posti principali in cui vengono commercializzati i bambini, fatti crescere e insegnato che è totalmente normale avere rapporti sessuali, fare foto nude, set fotografici, video, live hot, su siti pornografici e quant'altro. Tutto questo per soldi e ovviamente anche perché la gente è psicologicamente malata. Da piccolo, mentre tornavo a casa, dopo aver attraversato il parco, vide un uomo dietro l'angolo del parco, che in mano aveva una foto di una bambina, e nel parco in cui ero passato c'erano effettivamente dei bambini che giocavano. Fu così che capii che quello era un rapinatore. Ed io ero un bambino fortunato, perché non mi vide, altrimenti avrebbe potuto rapire anche me. Anche se il fatto che avesse una foto potesse significare che non rapiscono bambini a caso, ma rapiscono solo bambini prescelti. Anche la Chiesa pare che rapisce neonati per abusi sessuali e compagni. E forse è questo uno dei motivi per cui il Papa Benedetto XVI, ovvero Papa Ratzinger, decise di lasciare il pontificato. Infatti il suo motto era Cooperatores Veritatis, ovvero cooperatori della verità. Ma non potendo mostrare questa verità, dato che loro firmano un patto affinché queste cose non vengano divulgate, decise di lasciare il pontificato, guarda caso dicendo che aveva raggiunto un'età troppo avanzata per poter sopportare e digerire ancora certe cose. E queste cose probabilmente erano la pedofilia, il vedere i bambini nudi e quant'altro. È stato dimostrato che è possibile congelare esseri viventi per farli risvegliare in un secondo momento, ma questa cosa ve la spiega nel dettaglio la mia matrice guida. La criogenia è un sistema di ibernazione artificiale nel quale è possibile essere sottoposti ad un sonno congelato, una conservazione indotta, in una sorta di stasi vitale, in attesa di una potenziale cura futura contro una determinata malattia incurabile. Secondo alcune teorie, alcune persone scomparse in passato sono state sottoposte in questa operazione, contro la loro volontà, per testare il loro risveglio. Rimanete due o tre passi dietro a loro per tenerli sotto controllo. Se siete in ambienti commerciali, individuate la loro posizione in modo alternato e regolare. Se qualcuno vi insospettisce, allontanatevi il più possibile, senza infondere timore ai vostri bambini. E fino a quando non raggiungeranno un'età più consapevole, non è consigliabile mandarli autonomamente per commissioni esterne isolate. E per sottolineare ancora di più il suo messaggio, permettetemi di aggiungere il seguente messaggio. Avete fatto il figlio? Beh, ora armatevi di pazienza e prendetevi cura di lui. Invece voi agenti, comparate i volti e la forma del corpo dei bambini nei video con quella dei bambini rapiti. Non guardate archiviati i video solo per rintracciare i pedofili, ma usateli per rintracciare i bambini, perché sono loro la cosa più prioritaria. E a proposito di bambini rapiti, dopo avervi ricordato di iscrivervi se vi piacciono questi video istruttivi, prima che rapiscono anche me, è meglio se questo video illuminante lo termino qui.